capo bastone. Agagagagra. Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come va? Spero tutto bene. Sono qui oggi con la scheda tecnica di Yu Sun Sin, il maestro difensore scopatore di sorelline in calore e ingravidatore di sorelline, perché questo ingravida e vi fa fare parti trigemellari, perché è talmente forte che è allucinante. E vi voglio far vedere la scheda tecnica di questo grandissimo comandante. Allora, l'ho portato subito al 60 e voi direte: ma come? Come? Sì, calmi, come esperienza, come stelle, per carità. Sono pieno di stelle, pieno di tomi di esperienza. Molti li ho fatti con i barbari, però ancora come abilità siamo 5-1-1-1, cioè tranquilli. Allora andiamo a vedere i talenti. I talenti si sviluppano in questa maniera. Questo è quello che ho fatto io. E voi direte: ma che cazzo hai combinato? Ma cosa hai combinato? Hai portato un ramo su leadership, guarnigione non l'hai finito, difesa è poca, ma che cosa stai facendo? Calmi bambocci, calmi, se no vi prendo a schiaffi 2-2 finché non diventano dispari. Allora, adesso vi spiego tutto. C'è sempre una motivazione. Io non faccio mai le cose a caso, come quando banno i figli di puttana. Io non banno a caso. Se siete bannati vuol dire che siete figli di troia, e punto, è classico, no? È chiaro. Partiamo subito con guarnigione. Guarnigione è quella più importante, quella da affillare, quindi da riempire quasi tutta. L'ho portata avanti finché sono arrivato qui, con velocità di marcia inutile, quindi questa lasciatela stare. E poi non ho fatto questo, piacere divino, perché se ti dà un fattore di danno di scudo di 500, portato al massimo, però ti costa 5 punti. E poi vedrete dove li ho utilizzati questi 5 punti. Per adesso ho fatto praticamente tutta guarnigione, tranne gli ultimi due, la velocità di marcia e piacere divino. Perché? Vabbè, vi do una piccola dritta prima di continuare. Il fattore di danno di 500 ve lo dà una volta sola, perché infatti c'è scritto dopo aver subito un attacco. Quindi voi immaginate un Attila Takeda. Attila Takeda cosa fa? Vi attacca una volta sola e poi viene refillato, praticamente viene rinforzato il rally. L'assalto viene continuamente rinforzato da altre truppe, però è sempre considerato come un attacco, non più attacchi. Quindi tu ti prenderesti 500 punti di difesa di scudo, verrebbero annientati subito, una sola volta. Quindi è una cosa inutile secondo me. Ma andiamo a difesa. Difesa non l'ho fatta tanta, perché difesa mi servivano solamente alcuni punti, tra cui chiaramente l'aumento della difesa delle truppe, aumento della difesa delle truppe, per poi arrivare qui. Quindi a maestro armaiolo. Quando le truppe condotte da questo comandante entrano in battaglia, la difesa aumenta del 1,5 per livello delle stelle del comandante. Quindi 1,5 per... a questo caso 6, perché ho 6 stelle, l'ho portato al massimo e quindi è una bella difesa. Poi sono sceso qui, ho fatto aumento l'attacco dell'1,5 per poi andare su senza debolezze, che riduce i danni subiti dell'1,5. Noi giochiamo sempre in difesa, questo è un comandante di guarnigione. E adesso la cosa più interessante, il leadership, il ramo della leadership. Voi direte: ma perché? Perché se c'è difesa e guarnigione ti sei buttato su leadership? Ci arriviamo piano piano, partendo dal basso. Allora, ho fatto attacco di tutte le truppe, vabbè, questo 0,5, non potete fare altro per avanzare, quindi questo per forza lo dovete fare. Poi sono andato chiaramente su aumenta la difesa delle truppe del 1%. Poi andiamo sulla fogliolina, che è erbe curative, migliora gli effetti curativi ricevuti dalle truppe del 9%. Questo chiaramente se voi lo abbinate con un comandante che cura, il 9% non è male. Poi andiamo su questo, difesa di tutte le truppe, anche questo chiaramente difesa, non puoi dire di no. Passiamo a questo, concede una rabbia aggiuntiva di 6 ogni volta che le truppe di questo comandante vengono attaccate. Poi, purtroppo, come sempre, ma è anche naturale, ho dovuto buttare via 2 punti per velocità di truppe, sia questo che questo sono inutili, perché chiaramente il gioco lo fa anche apposta, no?
non vi fa scegliere tutte le cose più forti, cioè per arrivare alle cose più forti dovete passare e buttare via qualche punto in queste stronzate. In questo caso, visto che siamo guarnigione, la velocità di marcia me la sfrigolo sotto i coglioni sudati. Ma una volta buttati via 4 punti, noi abbiamo con altri 4 punti il paradiso, The Paradise. Prodezza strategica, 4 su 4. Dopo aver usato un'abilità, la difesa delle truppe viene aumentata del 20% per i prossimi 2 secondi. E voi direte, ma 2 secondi sono un cazzo. È vero, ma tu pensa sempre ad Attila Takeda. Quindi Attila Takeda vi starà dei minuti addosso, no? Perché sarà rinforzato il rally. Quindi l'assalto sarà continuamente rinforzato da nuove truppe nemiche. Quindi voi pensate, 2 secondi ogni volta che lancio un'abilità. Altri 2 fanno 10 secondi. 2, 4, 6, 8, 10. Poi, se vanno avanti, ancora 12, 14, 16, 18, 20. Quindi, ragazzi, alla lunga, più l'assalto verso la vostra città dura, più difesa accumulerete, ok? Quindi poi da 2 secondi, ogni volta che lanciate un'abilità, sono altri 2, poi altri 2, altri 2. Quindi è una cosa che va molto bene, perché è una cosa continua nel tempo. Mentre, come vi facevo vedere prima, qui, questa roba qua, piacere divino, sì, te li dà tutti 500, boh, ma botta, ma sono una volta sola, perché l'Attila Takeda vi attacca una volta sola e poi si rinforza. Quindi qui buttereste via 5 punti di talento per avere 500 di scudo, quando potete avere la stessa cosa, ma nel tempo costantemente attiva, ogni volta che lanciate un'abilità. Quindi poi, se il vostro comandante è abile nel lanciare le abilità velocemente, allora ancora meglio. Ogni volta sono 20% per 2 secondi. Ecco, quindi riassumendo, guardando un po' di guide, chiaramente facendo due calcoli, pensando un po' anche al futuro secondario che metterò, questo secondo me è l'albero dei talenti migliore che si possa fare. Se poi volete fare qualche piccola modifica, beh, vedete voi, questa è una cosa personale. Secondo me questo è il modo migliore. Questa cosa qui, prodezza strategica, è l'obiettivo che dovrebbe esserci in questo qua, assolutamente. Poi dopo valutate voi, scegliete voi se fare un po' più di attacco o meno di difesa, e insomma, qua poi libero arbitrio, fate un po' quel cazzo che volete. Ma secondo me questo è il miglior albero di talenti possibile che si possa fare. Guardando le guide e pensandoci un po' su, ci ho pensato veramente tanto, ho calcolato bene tutto, mi sono andato a vedere punto per punto. Questo è il migliore, ti dà un sacco di difesa, un sacco di protezione perché ti fai tutto il ramo della guarnigione, però poi arrivi anche ad avere una continua difesa con questa prodezza strategica, una continua nel tempo. Quindi questo è l'albero dei talenti di Yu Sun Sin. E adesso ovviamente l'ultimo step è fare tutte le teste, tutte le abilità, buttandoci dentro un sacco di teste. Ci vorrà un tempo infinito, spropositato, per fare 5-5-5-5, ma ci arriveremo. Ovviamente massima attenzione su Yu Sun Sin, tutte le teste che guadagnerò dagli eventi, da Osiride, dal KVK, dalle scommesse, tutte su di lui. Infatti ho lasciato un attimo Gengis Khan con 5-5-5-3, che tanto va benissimo lo stesso, perché questo qua vi dà praticamente un po' più di danno di abilità, ma leggero leggero, un 10% in più, e ovviamente un 10 anche di rabbia ripristinata. Però è poca roba, preferisco sistemarmi in difesa, anche perché molti me l'hanno detto: capo, nel KVK4 qui c'è bisogno che ti metti in difesa, e hanno ragione, solo che io aspettavo il personaggio giusto. Questo è il personaggio giusto, o lui, Zenobia, Teodora si trova solo nell'MGE, col cazzo che te la fai. Questo mi è capitato sulla ruota, per fortuna sono uno molto prevenuto, quindi le gemme ce le avevo e me lo sono preso, adesso me lo sistemo piano piano. Una volta sistemato, chiaramente devo lasciare ancora Gengis Khan fermo ai box, perché mi tocca finire Carlo Martello pure lui. Questo è messo abbastanza bene, 5-3, basterebbe avere un 5-5 per avere già una minima di difesa buona, non dico ottima, perché poi comunque serve anche questo, che il bonus del contrattacco è molto importante. Però già portare avanti Yu Sun Sin mi porterà un livello di difesa
astronomico. Quindi, cari amici, tenetevi pronti perché poi vi terrò aggiornati su Yusun Sin. Tanti like per Capobastone, viva la foca! E insomma, godetevi anche questo video, i prossimi, perché arriverà il KVK e vedremo cosa fare, anche se penso che questo KVK sarà un altro KVK praticamente vuoto, perché c'è un matchmaking che non so come lo fanno, forse col buco del culo, mettono regni supremi contro regni veramente ormai semi-morti, io non capisco come mai, comunque... Tutte le sere dalle ore 21.05 in diretta live su Twitch, sito superiore Capobastone Official, e viva la foca! Saluti, saluti, saluti! Tanti like per Capobastone, agagagagra!